Ladies and gentlemen, state ascoltando la nuova puntata di The Rock Band History, a cura e con Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Siamo giunti alla 46esima puntata, in onda tutti i giorni, da lunedì 17 dicembre 2012 alla domenica 23 dicembre 2012, ogni giorno, con il primo appuntamento della giornata appena iniziata a mezzanotte alle ore 00, per poi ritornare alle ore 6 del mattino e poi ancora alle ore 12, ovvero a mezzogiorno, ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata ancora in corso alle ore 18, ovvero alle ore 6 di sera, sempre e rigorosamente orari italiani, ovvero CET, Set Central European Time, su www.saiuswebradio.net, in cui potrete sempre riascoltare la puntata che va in onda durante la settimana nel blog. Bene, cari amici, un calorosissimo ben ritrovati dal vostro caro Gianluca, che vi dà il suo solito benvenuto per quest'altra puntata, giunti appunto alla 46esima puntata di quest'anno solare. E vi chiedo scusa se appunto nelle ultime due settimane non siamo andati in onda per indisposizione del sottoscritto, ma ritorniamo alla grande parlando di questa grandiosa formazione. Parliamo dei The Who, questa storica band degli anni 60 e 70, a cui io sono anche molto affezionato, naturalmente, sempre nel panorama hard rock e rock di quell'epoca, e finora la grande rock band che è stata, questi U, ha mantenuto la sua linea. Riprendiamo da dove eravamo rimasti nella prima puntata, nella precedente puntata in cui abbiamo parlato appunto degli Who, e naturalmente non prima di avervi ricordato le solite cose, ovvero il nostro blog, sempre www.saiuswebradio.net, in cui potrete sempre scriverci, e poi la nostra pagina Facebook, in cui ci troverete appunto in Facebook con il nome Saiuz Web Radio, e peraltro anche con Twitter con il nome chiocciola Saiuz, tutto attaccato minuscolo, ed infine in YouTube troverete sempre le cose che il grande Saiuz carica per voi. Con il nome Saiuz Radio troverete i video e le puntate delle varie rubriche che vanno in onda su Saiuz Web Network, perché Saiuz Web Network è Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. Inoltre le nostre caselle di posta elettronica sono info@saius.com e poi anche luca@saius.com, e chi volesse lo sapevo che l'errore mi scappava, perché mi sono distratto a leggere quello che qualcuno mi scrive qua, disgraziati, durante la registrazione della diretta, e chi volesse invece scriverci basta, mi fermo qui, vado avanti, riprendiamo con gli Who. Allora, l'altra volta dicevamo questa band appunto degli anni 60, amici di vecchia data, Townshend, Pete Townshend e Entwistle, formarono nel 1962 un gruppo chiamato Dixieland e The Confederates. Townshend suonava il banjo, mentre Entwistle era al corno francese che aveva imparato a suonare a scuola. E un giorno Roger Daltrey, appunto il cantante, futuro cantante degli Who, incontrò Entwistle per strada con un basso appeso alla spalla e gli chiese di unirsi al suo gruppo, The Tours, formati appunto un anno prima. E Entwistle naturalmente suggerì di aggregare anche Pete Townshend alla band come seconda chitarra, perché il primo chitarrista era per l'appunto lo stesso Roger Daltrey. E quando il cantante dei The Tours se ne andò, Daltrey lo sostituì e Pete Townshend, appoggiato da Entwistle, divenne poi il chitarrista principale, e iniziarono così a scrivere del materiale, proprio come all'epoca iniziavano a fare i mitici Beatles e i Rolling Stones. E nell'estate del 1964, una sera, Pete Townshend, dopo un concerto, venne avvicinato da un giovanissimo Keith Moon, che naturalmente poi diventò il batterista, che disse appunto che lui suonava la batteria meglio del loro batterista, e si mise alla batteria e praticamente la distrusse suonando. E gli altri, guardando Keith Moon alla batteria, dissero: questo è proprio quello che fa per noi. E con l'entrata di Keith Moon nel gruppo, la formazione classica degli Who era veramente al completo. Nella formazione embrionale, quindi, del periodo del 1962-1963, il gruppo, che si chiamava ancora The Tours e suonava per lo più pezzi rhythm and blues, cambiarono poi il nome in The Who nel 1964. Per i seguenti 14 anni gli Who sarebbero dunque stati Roger Daltrey alla voce, Pete Townshend alla chitarra elettrica, Johnny Entwistle
al basso e Keith Moon alla batteria. Davvero una band strepitosa che io ho avuto anche il piacere, l'onore e il gusto unico di vedere dal vivo qualche anno fa, e li rivedrei ancora perché meritano davvero tanto. Veramente la formazione di adesso non ha più Keith Moon e John Isle alla, come appunto, batteria e basso. E per un breve tempo, lasso di tempo, durante il 1964, sotto la direzione di Peter Maiden, cambiarono il nome in The High Numbers e in questo periodo pubblicarono un singolo discografico che però purtroppo per loro non riscosse alcun successo. Era Zoot, Sweet I'm the Face. Visto però il fallimento di questo lavoro, il gruppo licenziò Maiden e riprese il nome come appunto The Who, e il primo successo del gruppo fu il singolo I Can't Explain del 1965, seguito subito dopo da Anyway, Anyhow, Anywhere. Veramente brani strepitosi che ogni volta che ascolto con la loro naturalmente carica e la sua chitarra Pete Townshend, mi infiamma il cuore davvero con quel sound british vero british degli anni 60, che mi piace davvero tanto, con quel tocco magico che solo il mitico Pete può avere. E ve lo consiglio sempre di andarvelo a vedere dal vivo se avete la possibilità e se sono in giro in tournée. Ma la band conobbe il vero successo dopo la pubblicazione del primo album My Generation, altro pezzo storico, e poi nella versione statunitense intitolato come The Who Sings My Generation, avvenuta sempre nel 1965. E l'album includeva molti classici della musica mod come The Kids Are Alright e la traccia appunto omonima My Generation, pezzo storico davvero eccezionale, che conteneva poi il famoso verso che appunto Hope I Die Before I Get Old, cioè spero di morire prima di diventare vecchio. Questo un po' era un inno di quegli anni, dei giovani di quegli anni, anni 60, metà anni 60. E altri pezzi di successo di quel periodo furono poi il singolo del 1966 Substitute, I'm a Boy, sempre del 1966, Happy Jack, che trattava di un giovane con disturbi mentali, e Pictures of Lily del 1967, un tributo un po' alla masturbazione, seguiti subito da I Can See for Miles e Magic Bus, altri due pezzi storici. Benché avessero già raggiunto una notevole fama grazie ai numerosi singoli di successo pubblicati, gli Who, o per meglio dire Pete Townshend, avevano degli obiettivi ancora più ambiziosi, e durante gli anni la loro musica sarebbe diventata sempre più complessa e di testi ancora più provocatori di quello che erano in precedenza. E Townshend così voleva inoltre trattare gli album degli Who come un vero e proprio capolavoro, se non lavoro unico, e non come una serie di canzoni, diciamo così, apparentemente non connesse tra di loro e facenti parte di un album. Il primo segno di questa tendenza lo si avvertirà poi nell'album A Quick One del 1966. Pensate, cari amici, siamo ancora negli anni 60 e pensate che capolavori producevano questi mostri del rock, dell'hard rock, che include appunto il medley A Quick One While He Is Away, che successivamente verrà etichettato dallo stesso Townshend come una mini opera. E Quick One sarà in seguito da The Who Sell Out del 1967, un concept album che suona come una stazione radio pirata, inclusi gli stacchi pubblicitari umoristici. E questo lavoro include un'altra mini opera chiamata opera rock, chiamata Real, ed anche il miglior singolo statunitense del gruppo I Can See For Miles. Bene, cari amici, e anche per questa volta con The Rock Band History è davvero tutto. Alla 46esima puntata ci fermiamo qui con la storia degli Who, per procedere poi nella prossima puntata la settimana prossima. Il vostro Gianluca vi ringrazia ancora per essere stati all'ascolto di The Rock Band History, tra l'altro davvero eccezionale perché la stiamo registrando durante la diretta del lunedì sera, questo lunedì 17 dicembre 2012. Quindi gli amici che ci hanno ascoltato in diretta hanno avuto anche il piacere di ascoltare questa puntata registrata, e per capire anche come viene fatta, quindi anche i vari errori che faccio non verranno cancellati, di solito non vengono mai cancellati. Vi ricordo sempre il nostro blog, che è il www.saiuswebradio.net, e il nostro naturalmente blog importante dove scriverci, nonché poi la pagina Facebook Saius Web Radio, via email info@saius.com, e naturalmente vi aspetto con le prossime puntate e gli avvenimenti di Saius Web Network, in particolare da gennaio 2013. Cari amici, mi raccomando, stay on time here on Saius Web Network, e ciao!